Raggiungi il terminale della Blacknet. Mi ha fatto molto ridere che nessuno si è accorto di sto tremolio incredibile. Cerchiamo di non farci vedere. Ecco, fatto. Tanto i cittadini non gliene frega niente. Solo ai soldati gli importa se succede una roba del genere. Quindi, controlliamo sto terminale. Dottor Samuel Billiskel. Ok, ho un nome. Dottor Samuel Billingsley. Sì, è il ricercatore capo alla Gentec. Direi che ti stai avvicinando a Rux. Mi faccia provare una cosa. Che cosa vuoi provare? Caccia e consuma il dottor Samuel, premi L3 per cacciare. Ok, dovrei essere abbastanza in alto. Viene bene. Da là. Sammy sta per ricevere una visita a sorpresa. Là in mezzo, oltre la chiesa. Forse, e dico forse, sta in questa zona rossa. No, è ancora più in là. Eccoti lì. C'è qualcun altro? C'è solo lui? E allora facciamo passare i soldati e mo ce lo magniamo. Ah, però aspetta, certi nemici me lo fa in automatico il prendi o consuma. Sabrina, non mi aspettavo di vederla oggi. Forse posso farlo davvero stealth. Doveva fare rapporto 24 ore fa. Non ha avuto il promemoria? Aspetto di vedere gli effetti sulla famiglia Suarez. I genitori sono spacciati, ma i figli sembrano mostrare esiti virali affascinanti. Beh, certo. Giusto, i bambini col cancro al fegato in stadio avanzato. Già, che ne pensa? Quindi utilizzavano i bambini per fare esperimenti. Non una novità, però. Aggiornamento base 4D, caccia al bersaglio in corso. Gang e Gentech hanno creato il perimetro di sicurezza e di protezione dei loro esperimenti infiltrati nella base. Ricompensa mutazione attacco. D'accordo, operazione cintura d'Orione. Billingsley non sapeva niente su Rux, ma so di un laboratorio della Gentech che fa esperimenti sulle persone. Molte delle missioni per catturare cavie della Gentech sono monitorate personalmente da Rux. Se arrivi a quella struttura scoprirai dove si trova Rux. Sta roba somiglia sempre di più a una caccia alla volpe. In sostanza, in questo capitolo, per ottenere i potenziamenti devi fare tante cose diverse. Non è solamente spendi i punti che ottieni uccidendo cose, come nel gioco precedente. Padre Guerra, sono al laboratorio. Ok, James. In queste strutture la Blackwatch e la Gentech usano sistemi di sicurezza biometrici. Scansioni della retina, test sul sangue, non sarà facile entrare. Tranquillo, padre. Sarà più facile di quanto pensa. Ottieni una forma militare per entrare. Beh, in teoria però, scusami, il nostro sangue dovrebbe comunque essere, diciamo, infetto, no? Dove è andato il tizio della Gentech di prima? Eccolo lì. Ecco fatto. Ah, adesso iniziamo a prendere punti esperienza. Fino a prima non ne ottenevamo. Vabbè, non importa. Oh, è stato facile. Il vero problema in realtà è che dobbiamo fare attenzione ai sistemi biometrici. Consuma il comandante per accedere alla struttura. Comandante, buonasera. Qualcuno ci vede? Mi presti le chiavi. Mi presti le chiavi? Vabbè, guarda, non fa niente, va benissimo così. Andiamo, va? No, signore, negativo. Voglio dire, così si può dividere in tutte le categorie che si può. Ok. Accesso accordato. Scienziato capo, dottor Genovese. Guarda qui. Un italiano, quindi. Ho un VIP. Devo entrare in quella stanza se voglio leggergli il cervello a proposito. Ma perché lo stai dicendo con questa voce da maniaco? Mi ricordo che in queste strutture, nel gioco precedente, c'era sempre qualcuno che ci aumentava una statistica ben precisa. Premi L3 per controllare il comandante. I bersagli evidenziati in rosso sono osservati. Possono essere consumati furtivamente. Ok. Stratus, quindi adesso 4, sappiamo. Stratus, prepararsi a un altro passaggio. Esatto. Stratus, qui è il dottor Genovese. Potete catturare dei ribelli e portarceli vivi? Farete un favore alla mia squadra. Ricevuto, non dovrebbe essere un problema. Un campione standard.
Sì, grazie, con la maggior varietà possibile di età e di etnie. Ah, stavolta niente ciccioni. Le celle di contenimento sono troppo strette. Ma dai! Stavolta ci è toccato gassarli e buttarli via. Ricevuto, dottore. Voglio sentire. Cracchete! Ah, speravo gli spezzasse il collo. Usa lo scanner manuale. No, non posso cambiare forma, cavolo. Stavo pensando di consumarli, ma prima devo fare la missione. È vero, è vero. Voglio, appena finiamo tutto, mangiarmi tutto quanto, tutta quanta la struttura, ti giuro. Ah, però aspetta, è vero. Nel gioco precedente, se tipo mangiavo qualcun altro per una sezione del genere, poi cosa succedeva? Riprendeva questa forma, lo faceva in automatico. Ok, nessuno sta vedendo a parte quello lì in rosso. D'accordo. Dobbiamo fare attenzione, quindi, se io adesso mi consumo lui. Arracchete! Usa L2, R3. Ah, mi fa vedere. Ho capito. Quindi, ovviamente, è esattamente quello che ho appena fatto per evitare. Ma io sai che attivo già il mio piano, sai? Ah, ecco, si è avvicinata. Mi mangio tutta quanta la struttura. Ecco qua. Poi nessuno però si chiede: ehi, dove è andata l'altra guardia? Crackete. Poi telecamere, cose, no? Non c'è niente? Tutti i fucili per terra, nessuno fa domande? Ok, nessuno lo sta guardando, è ora di mangiare. Fanculo, non sapeva un cazzo. Cerca di usare le sue credenziali in un computer nelle vicinanze. Forse c'è un database con le coordinate di Rux. Ma se io cambio... Esatto, aspetto. Per adesso è meglio aspettare. Sono di fronte al computer, che faccio? Per prima cosa devi... Sto premendo il pulsante rosso, cazzo. Ora lo schermo è tutto... Merda, questa cosa è rotto. Ok, cerca il tasto Alt e premilo. A-L-T. Alt. Non vedo nessun Alt qui. Vedo un tasto con una riga ondulata e un altro con un triangolo. Ma che cazzo di tastiera è questa? James, calmati. Dovrebbe esserci un pulsante con un quadrato blu. Ok, ora sì che ci siamo. Richiamo. È un idiota che non sa usare un computer. Bene, ho la posizione. Ricorda di scollegarti. Sì, sì. Sì, sì, e non lo fa. Click. Esci dalla struttura Gentech. Ma io... penso che mangerò ancora un pochino, sai? Usciamo. Dunque, missione compiuta? Sappiamo dov'è il tizio? Buongiorno, buongiorno a lei. Ecco qua. La tua mitraglia mi piaceva di più. Potrei benissimo scappare facendo un balzo dall'altra parte, ma meglio evitare. Meglio uscire nel modo corretto. Ecco fatto. Quindi, tutto a posto? Operazione Cintura d'Orione. Progetto chiuso, completato. Sabotata con successo. Ok, mutazione ottenuta. E ci trasformiamo davanti a sta gente. Che cosa è la nostra mutazione? Hai ottenuto la tua prima mutazione. Puoi selezionare una mutazione d'attacco che renderà Heller un aspetto. Ok, quindi le missioni di infiltrazione ti permettono di ottenere i potenziamenti. Perfetto. Quindi, morte dall'alto, esperto corpo a corpo, braccio a razzo, distruzione totale, forza d'assalto, bravo soldatino, angeli di Heller, darwinismo e vendetta totale. Danno inflitti con attacchi aerei, che non è male, ma a questo punto tanto meglio questo. Le operazioni Blacknet sono ora disponibili. Completando ogni serie di missioni di Blacknet sbloccherai delle mutazioni rendendo Heller più potente. Seleziona, vabbè, grazie. Quindi che cosa abbiamo? Contatto della missione colonnello. Ma ti direi di andare a fare anche questa operazione a sto punto.